2023. Buonasera a tutti. Allora, io dico, sto venendo via da via Paolo Fabbri 43. Allora, alcune persone direbbero: Pierpaolo è un cazzaro. Via Paolo Fabbri 43 si trova a Bologna. Altri direbbero: oh, è alla mitica via di Francesco Guccini. Pierpaolo è lì, è lì. Altri ancora, però quegli altri che sanno dove sono, direbbero: no, lui non si trova a Bologna, non si trova nella via resa storica da Francesco Guccini, via Paolo Fabbri 43. Barone Vassallo si trova a via Paolo Fabbri 43 a Ciampino, Roma. Perché? Perché se qualcuno volesse localizzare un'altra persona oggi, ma qualsiasi persona, sia io, sia mio cugino, sia mia zia, sia mia nonna, sia mio padre o mia madre, oggi basterebbe attaccarsi alla cella del cellulare per capire una persona dove si trova. Quindi se io in questo momento vi dico sono in via Paolo Fabbri 43, io non sto mentendo, io sto a via Paolo Fabbri 43, ero in via Paolo Fabbri 43, ma via Paolo Fabbri 43 a Roma si trova, esiste e sta a Ciampino. Ora, perché questo preambolo? Perché oggi sono particolarmente infastidito dalla, come vogliamo definirla? Cioè, come si chiamano i bambini? I bambini, l'ingenuità degli italiani. La vogliamo definire ingenuità? Definiamola ingenuità. Ma ingenuità non è. Perché hanno ritrovato il corpo della ragazza che era scomparsa col suo fidanzato con la punto nera. Sembra chissà cosa hanno fatto. Hanno ritrovato il corpo della ragazza, però prima di trovare quel corpo avevano visto che c'erano dei lembi di vestito macchiati di sangue. Ma quelle macchie di sangue venivano da lui che in una videocamera aveva, le aveva alzato le mani, l'aveva colpita con qualcosa, l'avevano vista che l'aveva presa a sberle, l'aveva picchiata, poi l'aveva portata in macchina, poi si è trovato il lembo, poi si sono trovate le macchie di sangue, poi si è trovato cioè, ma veramente stiamo ancora a credere alle buffonate che sembrano uscite fuori da un romanzo di quelli peggiori che si trovavano in Mediaset anni fa? Cioè, io veramente rimango allucinato come ancora le persone non capiscano la presa per il culo.
Cioè, veramente, allora, vi ho fatto l'esempio di via Paolo Fabbri 43. Se io dicessi mi trovo in via Paolo Fabbri 43, non mento, perché a Roma c'è via Paolo Fabbri 43. Ma naturalmente, esperti come sono questi personaggi, lo sanno che è via Paolo Fabbri 43 a Ciampino, Roma. Quindi, se dopo che hanno ricostruito tutta la novela in cui questa Fiat Punto nera targata FA015 eccetera eccetera è partita da, ha fatto rifornimento a, addirittura sapevano quale velocità manteneva, dove si è fermata, dove è andata, ma lo vogliamo capire che sapevano già tutto? Sapevano già tutto perché fa parte del copione, come vi ho detto ieri. Il copione che cosa dice? Ti vogliono fare andare in giro, ti vogliono fare ammazzare una persona, ti vogliono far fare quello che ti pare in quel momento, te lo lasciano fare perché quel tuo fare probabilmente a loro porta un vantaggio. Quando il tuo vantaggio non serve più a nulla, ti bloccano, ti sparano, ti mettono in galera, ti possono fare quello che vogliono, perché questa è la realtà. Non credete a quelli che dicono: ah no, gli inquirenti hanno fatto di tutto per salvare la vita di quella ragazza. Gli inquirenti non hanno fatto un cazzo perché sapevano già tutto. Dove era andata, come era andata, cosa era successo, dove stava e tutto il resto. Semplicemente bisognava far guadagnare un pochino a telegiornali, giornalisti e tutto qua, giornalettari e tutto quanto, e serviva poi dopo, una volta aver attirato l'attenzione a tutti sul cardine, sulla situazione, serviva poi dire: abbiamo fatto di tutto, ma non siamo riusciti a salvarla. Vedete, è tutta una finzione, è tutta una presa per il culo. Lo capite almeno così o no? Buon sabato sera, ci vediamo domani. Ciao a tutti e mi raccomando, occhio sempre.